Siamo stasera qui all'interno dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, sono con Aldo Putignano, Vita di Scile, qui nell'arte culto fulcro della città, un romanzo particolarissimo. Siamo nel fine Novecento, nel pieno della cultura, dello sfarzo dell'arte, di grandi nomi come Klimt, Freud, e nasce e c'è, vive, prende corpo Egon Schiele. Una vita breve ma particolare, costellato da grandi lavori, grandi rappresentazioni, nudi, tanto discussi tra quello che poteva essere la soglia e il limite di una pornografia piuttosto che arte e quant'altro. Ma soprattutto io voglio chiedere a te, Schiele lo conosciamo, ma tu che per anni sei andato a ricercartelo, a studiarlo, è andato fuori un romanzo bellissimo che è un po'... Io dico quasi un libro di storia dell'arte con un romanzo che è realtà e appunto finzione. Grazie, grazie per queste parole. Una vita breve ma intensa che chiude idealmente un cerchio, perché Schiele nasce a fine Ottocento, muore nel 1918 e con lui muore l'impero asburgico, muore Klimt, muoiono i suoi modelli oltre che le persone più vicine a lui. Quindi idealmente nella sua parabola va al tramonto un'epoca che dell'arte ha fatto il suo centro d'attrazione, il suo centro gravitazionale. Finisce e, come dire, inizia un secolo breve, quello delle guerre, quella di un'arte astratta in cerca di identità, e questa ricerca di identità secondo me è un elemento centrale nell'arte di Schiele, che non è il più grande artista di ogni tempo, non è un'immagine di perfezione, ma è un'immagine di un ragazzo inquieto che cerca appassionatamente e sacrifica anche la propria convenienza in virtù di un'esigenza artistica forte che porta l'arte ad essere una vocazione, cosa che forse abbiamo un po' dimenticato. Quindi anche per me presentarlo qui in Accademia è stato davvero come chiudere il cerchio, perché Egon Schiele è uscito a Vienna dall'Accademia lamentandosi di un'arte antica che non era più la sua. Invece trovare accoglienza in un luogo che vive di arte mi è sembrato davvero una storia da raccontare anche questa. Allora, nel ringraziarti e soprattutto ringraziare chi ci permette di essere ancora qui a quest'ora, insomma, perché è stata tanta la voglia di raccontare le letture che, insomma, ci siamo soffermati un po' di più, ma non è mai troppo quando si parla di arte, di romanzi e di scrittura. La reale difficoltà che tu hai trovato, al di là dell'essere un docente di scrittura, un appassionato, un gran lettore, la soglia così tra il romanzo e la vita vera, sì. La difficoltà più grande qual è stata? È stata comprendere Schiele. Ho capito che era stato etichettato troppe volte, ho capito che alcune parole forti come perversione, pornografia, lo avevano rinchiuso ben oltre la realtà. E ho cercato di liberarlo, di lasciarlo fluire fra le pagine, anche a costo di continui ripensamenti, perché poi nel leggere, nel guardare, nel studiare l'opera, nel sentire quelle persone accanto a lui che ne parlavano, ho scoperto una realtà molto più fluida, indeterminata. Ecco, il personaggio è sempre una maschera, e era la mia più forte paura, appiccicare un'altra maschera a chi di maschere ne ha avute fin troppe. La difficoltà era proprio questo, lasciare esprimere il personaggio senza sovrappormi. Non so se ci sono riuscito, ma so che, come forse Schiele con la sua arte, anch'io sono stato sincero nel raccontarlo. Poi sarà il pubblico a darmi un suo riscontro, ma grazie innanzitutto per potervelo raccontare. Assolutamente. Io ringrazio Aldo Putignano, che qui dall'Accademia delle Belle Arti abbiamo presentato la prima di Vita di Schiele, scritto da lui, studiato da tanti anni. E io vi dico, leggetelo, perché ascoltarlo è stato bellissimo, leggerlo credo sia dare anche un tributo, una sorta di riscatto a una vita così breve di un genio dell'arte, forse non veramente compreso. Grazie, grazie a voi, grazie all'Accademia.